Io direi questo è il miracolo di Giancarlo, perché 38 e mezzo anni fa, mentre mi disperavo quella sera, mai avrei immaginato che questo accadesse, per esempio. Ed era difficile immaginarlo, che un ragazzo così giovane, neanche ancora giornalista, trucidato in quel modo, venisse poi così fortemente ricordato tanti anni dopo. Questa è la grande rivincita di Giancarlo, anche perché il fatto che ci sia dentro un'aula universitaria, a giurisprudenza o comunque un'università, la sua foto, e quindi noi lasceremo oggi i suoi articoli all'università, vorrà dire di fatto che lui continuerà a parlare alla mente e al cuore di tanti ragazzi. E questo chi l'ha ucciso 38 anni fa non poteva immaginarlo, pensava di averlo tolto di mezzo, invece lui c'è ancora e parla. E questa è la grande rivincita di Giancarlo, che vuol dire anche il grande riscatto di chi crede nella legalità, che le cose possono cambiare, bisogna da queste aule pensare a cambiarle. L'idea nasce dalla necessità che è stata deliberata da parte del Consiglio di Dipartimento di destinare un'aula ai nostri studenti per favorire le loro relazioni sociali, perché possano avere momenti di aggregazione, ed anche nella considerazione che l'università non è soltanto un luogo in cui si formano gli studenti da un punto di vista accademico, scientifico, professionale, ma anche un luogo in cui si sviluppa e si contribuisce a sviluppare la personalità di ogni studente, nella prospettiva di far sì che questi diventi un cittadino migliore. Quindi questo è stato l'abbrivio. Poi abbiamo riflettuto sull'opportunità di intitolare l'aula ad un personaggio che fosse un simbolo, fosse espressione del coraggio, della lotta per la verità, la lotta per la legalità. Qualcuno nei quali lo studente potesse in qualche modo assimilarsi, insomma, e potesse credere anche per dare forza alla propria prospettiva di vita, e quindi il riferimento è venuto spontaneo a Giancarlo Siani.